Ciao ragazzi e bentornati qua nel mio canale YouTube. Oggi sono veramente contento, stracontento, perché vi parlo di un oggetto che a me è piaciuto tantissimo. Ho provato veramente una marea di proiettori, ne avete visti pochi poi in questo canale perché non mi piace dedicare i video, insomma, a questo genere di prodotti, ma con lui, con questo Vimgo P10, ecco, questo è il nome suo corretto, ci devo assolutamente fare un video dedicato perché mi è piaciuto veramente tantissimo, ragazzi. Vi racconto tutti i suoi pregi, che secondo me sono tanti per quello che costa, e anche comunque i suoi difetti in questo video che vi consiglio assolutamente di guardare fino in fondo. Partire però a parlare di lui, vi dico un paio di cose fondamentali. La prima è che per i primi giorni di settembre, fino a metà settembre circa, lui ha un codice sconto per comprarlo dal sito, dal link che vi lascio qua sotto, un sito assolutamente affidabile, un codice sconto per portarvelo a casa 250 euro, che per quello che offre è veramente un prezzaccio. E inoltre, seconda cosa importantissima, vi ricordo che collegandovi al canale Telegram di Lilitech poi avete l'opportunità di accedere a tutte le altre promozioni, codici sconto e sapete, le solite cose. Ma ragazzi, vi parlo delle due cose che mi hanno fatto innamorare di questo proiettore. E la prima, beh, la vedete da subito ed è la sua estetica. Ragazzi, lui è bellissimo, veramente bellissimo, oltre che costruito bene. Bellissimo lo vedete dalle sue caratteristiche, proprio da come è fatto. È un parallelepipedo alla fine, però il design è riuscitissimo. Pesa poi ben 2 kg, quindi la sensazione di solidità e di cosa curata è assoluta, e le dimensioni sono 20x18x13. Sulla zona laterale risalta tantissimo tutta questa parte in stoffa, e entrambi, su entrambi i lati, perché va a nascondere 2 speaker da 5 watt l'uno, che vi assicuro, e dopo ve lo specifico, funzionano molto bene. Nella parte frontale invece vedete che abbiamo una grande lampada con un'ottica veramente importante, che è probabilmente la più grande per questa fascia di prezzo, e in più abbiamo anche un laser proprio frontale che serve per la correzione della proiezione, anche se qui un piccolo difetto, ma dopo ne andiamo a parlare un attimo meglio. Continuando sul suo design, ragazzi, la pulizia delle linee è conclusa nella parte superiore con il solo pulsante di accensione e spegnimento, mentre nella parte inferiore abbiamo 4 piedini, anche qui ragazzi costruiti e fatti benissimo con la loro parte in gomma per tenerlo ben saldo, però ecco, non sono regolabili, sarebbe stato molto meglio se fossero stati regolabili questi piedini, però abbiamo un attacco a vite che ci permette quindi di andare eventualmente a mettere un treppiede, però ecco, il fatto che ci siano i gommini vi permette di andarlo a regolare, quindi anche in altezza se lo appoggiate su un tavolo, mettendoci uno spessorino, una qualsiasi cosa, lui però neanche scivola, perché è proprio una gomma bella che fa tanto grip, quindi insomma tutto sommato io non ho sentito il problema della regolabilità dei piedini, anche perché ne giova tantissimo il design, lo ripeto. Oltre a queste cose, comunque mi manca da dirvi che sulla parte posteriore abbiamo una generosa griglia che serve per diciamo inglobare l'aria e raffreddare tutta la parte interna, e abbiamo nella parte superiore poi tutti gli ingressi, che sono composti dall'alimentazione, da una presa USB di tipo A, HDMI, abbiamo poi un sensore per l'infrarosso che ci servirà per il telecomando, e il jack da 3,5 mm. Ma ripeto, alla fine la cosa che più in assoluto mi ha fatto innamorare di questo proiettore è poi alla fine il suo design. Ma voi direte, quanta importanza ha un design curato, fatto bene, dallo stile vagamente retro su un proiettore? Beh, nel mio caso fondamentale, lo ripeto, perché per esempio i proiettori che ho avuto in passato non sono mai riuscito a tenerli, semplicemente perché non si adattavano allo stile della mia casa, dovevo ogni volta organizzarmi per tirarli fuori, per metterli, dovevo trovare il posto dove tenerli nel frattempo. Invece con lui non serve nulla di tutto questo, posso tenerlo lì appoggiato tra virgolette quasi come fosse un accessorio di design, e all'occorrenza lo sposto, lo metto sopra il tavolo e me lo proietto su una parete. Quindi è questa secondo me la grande cosa che personalmente me l'ha fatto piacere così tanto. Oltre a queste cose, comunque c'è da menzionare che all'interno della confezione troviamo ovviamente il suo alimentatore dedicato, troviamo un telecomando che è classico, somiglia molto a quello delle TV moderne, fatto bene,
funziona con due mini stilo che non sono inclusi in confezione, quindi andranno prese a parte. È possibile attivare la classica funzione mouse, che però non ha un puntatore, quindi dovete spostarvi con le quattro frecce. E cosa interessante è che abbiamo sia la disattivazione dell'audio, ma soprattutto abbiamo direttamente sul telecomando la possibilità con F+, F- di andare a regolare il fuoco, quindi non occorre andare ad agire su manovelle, su altre cose, ma si fa tutto direttamente con questo telecomandino. Altra cosa estremamente comoda, anche se poi vi ho parlato di un altro, diciamo, chicca, ma ne parliamo meglio più tardi. Comunque devo dire che c'è da fare una cosa molto specifica con questo telecomando, perché lui esce, diciamo, di fabbrica, che è possibile andare a comandare il posto proiettore con gli infrarossi, ma dovete andare subito nelle impostazioni del software e abbinarlo via Bluetooth, perché con gli infrarossi è molto delicato, si fa fatica a fargli dare i comandi, invece andando ad abbinarlo via Bluetooth tutto funziona veramente alla grande. Ma prima di parlare del software, che vi ho già fatto vedere un attimo nel dettaglio, insomma com'è in questo piccola anteprima, voglio parlarvi dell'altra cosa che mi ha fatto innamorare di questo proiettore, della seconda, e della qualità dell'immagine, ragazzi, perché nonostante le specifiche possano non far gridare al miracolo per quello che costa, lui è in assoluto su questa fascia di prezzo il miglior proiettore che abbia mai visto, assolutamente. È nativo in Full HD, quindi non il Full HD cinesone classico, che poi in realtà non è così, supporta il 4K, ha una luminosità di 300 lumen ansi, e ragazzi qui mi soffermo perché spesso sui prodotti di Amazon trovate lumen 1000, 2000, 7000, cose incredibili, ma non sono ansi. Lumen ansi significa che lui, per misurare questi 300, è stato sottoposto a test specifici di direttiva ansi, quindi sono 300 lumen che sono reali e sono ben maggiori, e ve lo posso dire io che ne ho provati diversi, ben maggiori rispetto alla gran parte di altri proiettori, e quindi lui è estremamente luminoso. Ecco, questa è una cosa che va specificata, come va specificato il fatto che ha un contrasto di quasi 2001 e copre l'84% della gamma colori gamut. Ripeto, specifiche non impressionanti, ma la realtà è che è, ripeto, è migliore di quello di qualsiasi altro proiettore che trovate su questa fascia di prezzo, e sicuramente nell'immagine adesso vedrete qualche dettaglio, qualche chicca che vi fa capire quanto buona è la qualità dell'immagine. Ad aiutare poi tutta questa storia della qualità dell'immagine, bisogna che parliamo anche del suo software, perché in effetti ovviamente la qualità dell'immagine di un proiettore è data anche dalle sue regolazioni, dalla diciamo dalla gamma delle regolazioni che vi dà l'opportunità di andare a sistemare. Lui ne ha diverse in realtà, non solo per il fatto che il fuoco si regola dal telecomando, cosa comoda, ma se andiamo nella sezione apposita, le impostazioni per regolazione sono veloci e sono fatte bene, veramente con qualche click è possibile andare a regolare proprio l'immagine, andare a regolare quali sono i bordi, andare a regolare il trapezio. Però ecco, vedete che manca una delle feature secondo me più interessanti, ovvero la regolazione automatica, cosa che vi farò vedere anche prevista nel manuale di uso e manutenzione di uso, più che altro, di questo proiettore. Ma però se vado a vedere nel menu ufficiale attualmente non lo trovo, il che vuol dire semplicemente che lui dovrà essere aggiornato. E su questa cosa però posso dire secondo me che potete stare tranquilli, perché io lo sto usando ormai da circa un mesetto ed effettivamente ho già ricevuto un paio di aggiornamenti, quindi secondo me non c'è problema, arriverà anche l'aggiornamento che vi permetterà di andare a fare la regolazione automatica. A far girare il software poi ci pensa un MediaTek, l'MT9269, che per inciso è un MediaTek pensato principalmente proprio per questo genere di prodotti, infatti per esempio supporta l'HDR10, quindi non è malissimo. E in più abbiamo 1 GB di RAM e 8 GB di memoria integrata, un hardware nulla di stupefacente, ma che ci permette di far girare tranquillamente il menu, di andare a installare applicazioni, di avere la possibilità di andarci a guardare anche i nostri filmati da YouTube in streaming, anche in Full HD. Quasi tutti, in realtà non proprio tutti i filmati possibile vederli in Full HD, dipende insomma da quante risorse richiedono, però tutto sommato è ok. Ecco, queste sono le due cose che più in assoluto mi sono piaciute, design e qualità dell'immagine. Ci sono alcune cose che naturalmente possono essere migliorate,
La prima riguarda il software, già perché a bordo abbiamo Android 9, quindi non Android TV, e non è il classico Android 9, è tutta una personalizzazione. Per esempio non abbiamo il classico Play Store, ma uno store apposito dove comunque troviamo le principali app. Molte di famose ci sono, ma non tutte. Per esempio io purtroppo poi non sono riuscito a far installare gli APK, cosa che sarebbe stata comoda, però non è possibile. Non tutte poi queste applicazioni che si vanno a installare si riescono effettivamente ad utilizzare. Per esempio Netflix è un po', diciamo, troncata, altri invece vanno bene, come Rai Play, come Disney Plus. Prime invece ha proprio un problema di visualizzazione, e vedete sicuramente anche qua vi metto qualche immagine, ma non sono riuscito ad accedere col mio account perché proprio tronca una cosa. Quindi insomma, in buona sostanza, io la cosa migliore che direi di fare è andarci a abbinare una stick, magari un PC stick, che collegate all'HDMI e avete così possibilità praticamente infinite, oppure andarci ad applicare sempre all'HDMI magari un Fire TV stick, ecco, e lì uguale avete risolto tutti i problemi riguardo al software. Le funzioni specifiche ci sono, per esempio per il mirroring da Android a Apple funzionano bene e sono perfette per andare a vedere qualcosa che abbiamo magari all'interno del nostro smartphone, all'interno della nostra memoria, come, che ne so, qualche filmato delle vacanze, qualche foto. Però per esempio con Apple sono limitate le cose che possiamo fare se vogliamo proiettare proprio magari Netflix o Prime TV, ecco, non ci lascia farlo. Dal menu principale comunque possiamo poi andare a accedere a una serie di impostazioni. Ci tengo a far vedere come comunque il menu, sebbene insomma avete visto che ci sono dei difetti proprio a livello di software, più che dei difetti, delle mancanze, però il menu è fatto bene, è bello graficamente, è ben studiato. Avete già visto poi quali sono le cose che possiamo andare a modificare lato proiezione, poi ovviamente possiamo andarlo a collegare alla rete wifi, abbiamo collegamenti anche col bluetooth che è di tipo 5.0, quindi bene. Ma soprattutto vedete che per esempio tra le lingue abbiamo anche l'italiano, abbiamo anche altre impostazioni come per esempio scegliere come far avviare il proiettore, quindi per farlo avviare magari direttamente con l'HDMI, cosa comoda secondo me, come ci sono altre impostazioni come lo salva schermo, i pressione tasti, insomma è curato, ci sono alcune chicche secondo me interessanti. E poi ci sono altre chicche che possiamo andare a scoprire se andiamo a cliccare sulle tre lineette su questo tasto qua che c'è sul telecomando, perché lì vi fa accedere alcune cose che si ripetono ma altre che per esempio sono uniche, come per esempio la temperatura colore oppure il tipo di suono. Possiamo, altra cosa, per esempio andare ad attivare il surround e altre, diciamo, anche qua piccole chicche, ripeto, che è possibile attivare. In tutto questo mancano un paio di appunti di secondo me cose importanti che vi devo dire, e vado a ripetervi il fatto che lui suona estremamente bene, e questo è positivo perché vi permette di coprire il rumore. È segnalato, o meglio, nelle specifiche parlano di 30 decibel, io ho misurato circa 40 di ventola, quindi si sente assolutamente, non è iper silenzioso, però non è neanche iper fastidioso. Io per esempio le volte che l'ho guardato utilizzando i suoi due speaker da 5 watt che suonano estremamente bene, ragazzi, nonostante siano integrati, veramente mi hanno strasoddisfatto per un utilizzo generalistico, ecco. E vanno a coprire quindi in modo totale il rumore che lui fa, non vi dà assolutamente fastidio, e quindi tutto sommato si riesce ad utilizzare in ambito normale. Cioè con questo voi arrivate ad avere un 150 pollici circa in casa e si vede veramente veramente bene, spendendo 250 euro utilizzando il codice sconto che vi lascio qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che vi devo raccontare sul Vimgo. Ripeto, mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio perché è un prodotto, ragazzi, veramente riuscito, ovviamente ricordandovi quali sono i limiti di cui vi ho parlato. Se il video vi è piaciuto, come al solito, io vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, a seguire il canale Telegram Dilly Tech, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.